Da Parigi il giorno dopo gli attentati, i sette attentati che ieri sera hanno messo in ginocchio la capitale francese. Io mi trovavo a 200 metri dal Bataclan, questo luogo, questo club che è stato preso di mira, dove sono morte 112 persone. E sostanzialmente abbiamo visto scene di panico, scene di guerriglia con la polizia, le ambulanze, sostanzialmente tutti i servizi di assistenza ed emergenza francesi confluire nella zona dell'undicesimo arrondissement, dove mi trovavo io seduto in un bistrò. Poi sono fuggito via nascondendomi dentro l'atrio di un palazzo, sebbene dopo qualche ora sono andato proprio di persona a verificare quello che stava succedendo proprio nei pressi del Bataclan. Parigi oggi è una città che si risveglia, cerca di ripartire, però 130 morti circa in una sola sera sono davvero qualcosa di inimmaginabile, di impensabile, di assurdo. E soprattutto la forza dei francesi, come hanno già dimostrato recentemente con la strage di Charlie Hebdo, farà ripartire questa città. L'Europa non si piega, i terroristi non l'avranno vinta.